venerdì 13 alle ore 18:30 ci troveremo qui nell'arena del Pincio, dove sarà stesa della sabbia e faremo appunto una revocazione anche dei giochi storici romani. E ci saranno varie attività, partiremo con 4 campi in simultanea dove verranno coinvolte alcune società sportive e si rievocherà appunto l'attività come l'Arpastum, che è un'attività praticata anticamente dai militari che come passatempo appunto praticavano questo gioco simile al rugby. Poi avremo in un altro campo in simultanea un'attività chiamata Trigon, e appunto si giocava a gruppi di 3 con una palla piena d'aria e un'attività simile alla pallavolo, reinventata un po' in stile moderno, l'abbiamo ricreata un po' simile alla palla avvelenata. E poi avremo anche un'attività legata all'antico pugilatus caestris, che sarà animata appunto dall'Audax Box Metauro, dove metterà a disposizione 4 pugili che prenderanno le vesti delle fazioni appunto e si sfideranno tra loro. Delle attività legate all'atletica, come il lancio del peso, reinventato un po' in stile moderno e chiamato lancio della sfera della fortuna, e avremo anche una corsa di 100 metri che invito tutti ancora ad iscriversi, visto che sono aperte le adesioni, perché non abbiamo un numero chiuso, in cui si correrà appunto dall'Arco d'Augusto verso Porta Maggiore, appunto una corsa di velocità. Poi la chiusura finale del gioco leggendario, così mi piace chiamarlo perché è una rievocazione storica, del Ratto delle Sabine, appunto questa leggenda che attesta come i romani, costituita la città, si resero conto di avere poca popolazione, allora andarono dal popolo vicino appunto a rubare le fanciulle per appunto popolare di più Roma in tempi più veloci. E alla fine di questi giochi si darà inizio poi a una caccia al tesoro, che verrà chiamata la caccia al volto di Ottavia, dove appunto squadre di partecipanti si riuniranno intorno a questa ricerca del volto di Ottavia all'interno del centro storico. E alla fine della caccia al tesoro poi ci sarà una premiazione che avverrà il giorno seguente sul palco. E ci sarà anche alle ore 21, appunto inizierà sempre qui in Arena del Pincio l'elezione della Miss Fanum Fortune, che è curata da Francesca Cecchini.